Bentornati amici di Obiettivo News, riprendiamo la nostra carrellata riprendendo il concorso di Miss Paradisia 2023. Avevamo detto che abbiamo lanciato questo concorso all'interno del concorso stesso della fascia di Miss Obiettivo News e siamo qua con la seconda fasciata appunto di Miss Obiettivo News che è stata, ha vinto la fascia ad Aosta, Giorgia Dentello, benvenuta. Grazie. Che è accompagnata dalla nonna Marilena, benvenuta anche a te. Saluti a tutti. Dunque Giorgia, raccontaci un po' la tua esperienza. Tu hai 18 anni, frequenti il liceo scientifico Martinetti di Caluso, sì. Sei di Torrazza e come mai ti sei avvicinata a questo mondo della moda, delle sfilate? Allora, è nato tutto un po' per scherzo perché appunto ho iniziato per scuola, lavoro all'Oasi degli Animali a San Sebastiano e siccome i miei capi avrebbero ospitato una delle puntate della scorsa volta, cioè della scorsa edizione di Miss Paradisia, mi hanno chiesto se avrei voluto partecipare e io ho accettato sì per gioco ma anche perché sono stata invogliata dalla mia famiglia, comunque siccome ero tanto timida prima e ho iniziato. Diciamo che la prima volta è stato un po' traumatico perché mi sono messa a piangere, ero sotto pressione, non volevo farlo per niente, né quella né la volta dopo. Poi però mi sono sempre più appassionata e mi è piaciuto molto, mi ha aiutato molto con l'autostima, mi ha tolto questa timidezza che avevo prima, mi ha aiutato anche a scuola nel rapportarmi con le persone in diversi ambiti. Quindi diciamo che ti ha fatto rompere il ghiaccio anche per delle situazioni che vanno al di là di quello che può essere la sfilata di moda. Esatto. O il concorso di bellezza. Ti sei ripresentata quest'anno, quindi per Miss Paradisia 2023. Sì. Abbiamo visto che questa tappa è andata bene perché hai vinto una fascia, proseguirai anche nelle prossime tappe? Sì, andrò poi alla prossima se si può dire. Certo, la prossima tappa ricordiamo si terrà il 22 aprile a San Sebastiano Po, proprio dove lavoravi. Dove lavoro. Quindi torni un po' a casa. Esatto, sì, adesso un po' interrotto perché comunque essendo io all'ultimo anno mi diventa difficile con le tempistiche andare a lavorare, però penso che tornerò poi dai miei proprietari. E invece cosa provi ad essere dentro questo, chiamiamolo, dentro questo mondo che è il mondo della moda, delle sfilate? Allora, sicuramente il fatto di Miss Paradisia, io credo che sia un concorso proprio a parte perché io mi sono trovata benissimo nel rapportarmi con le ragazze, ho fatto tantissime amicizie, infatti mi sono fatta quattro amiche veramente fantastiche che verranno poi anche, penso, spero, alla prossima tappa, che mi hanno sempre supportata, ci siamo sempre supportate a vicenda, ma poi anche con le relazioni con le altre ragazze è sempre molto bello perché magari le ragazze chiedono aiuto, chiedono magari se si ha un trucco o meno e siamo sempre tutte molto attente l'una con l'altra, è molto bello. Molto unite. Sì. E nonna Marilena, cosa provi ad accompagnare tua nipote durante questo percorso? È sempre una grande emozione, naturalmente io tipo per lei perché ovvio. È il mio gioiellino, quindi vero amore. La seguo per tutto quello che posso fare, cioè, visto che i genitori comunque lavorano, nonna è disponibile, quindi non l'accompagna. L'accompagna un po' dappertutto, ecco. I miei genitori quando possono vengono, anche tutto il resto della mia famiglia appena possono, sono sempre disponibili a venire, per me la nonna è costante, c'è sempre il supporto morale. Esatto. Sì, lei mi supporta molto. La nonna mi supporta moralmente, la mamma mi fa da stylist perché è parrucchiera. Quindi tutto in casa. Tutto il resto della famiglia fa il tifo, sì. Sei figlia unica? Sì, sì, sì. Ho un cuginetto. Quindi hai tutti dalla tua parte. E, sei soddisfatta di aver vinto la fascia di Miss Obiettivo News? Sì, assolutamente. Non me l'aspettavo perché io mi sono sempre ritenuta poco fotogenica. No, ma noi la nostra Miss non ci interessa soltanto la bellezza, ma deve certo. Comunque essere una persona spigliata che sappia comunque comunicare qualcosa certo. All'esterno. Che è un po' anche il succo di Miss Paradisia, andare un po' al di là di quella che è l'esteriorità, cercando anche quello che avete dentro voi ragazze. Sì, 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 assolutamente.
Infatti non me l'aspettavo sia per questo, ma anche perché, come ti ho già detto prima, ero molto timida. E Miss Paradiso mi ha aiutata anche con una crescita proprio personale in questo contesto, diciamo. E sono molto felice di questo. Quindi è un'esperienza sicuramente positiva. E cosa ti senti di consigliare alle ragazze che magari si vogliono avvicinare a questo mondo, ma magari come te erano timide e hanno timore a buttarsi? Assolutamente, di lanciarsi, provare, perché comunque non si rischia niente, si è in un ambiente che è comunque molto amichevole, sì. E niente, non c'è assolutamente competizione tra le ragazze, quindi tentare non nuocere veramente. Io consiglio proprio deliberatamente di partecipare a questo concorso, perché... Marilena, tu che hai comunque un'altra età, al di fuori da accompagnatore, è realmente così? Cioè veramente c'è un ambiente sano? Perché poi è quello che è la paura del messaggio che viene mandato, certo. Al di là di tutto del fatto che magari non tutti vedono magari un po' le sfilate con un occhio di attenzione, certo. In realtà non è così. No, assolutamente, io che lo vivo poi anche dietro le quinte, diciamo. Però, a parte che Beppe è una persona stupenda e che ci segue. Le segue, ma poi anche le ragazze, io vedo che cioè si aiuta una con l'altra, quando siamo andati ad Aosta si facevano le foto una con l'altra, cioè è bellissimo perché le vedi sorridenti e non vedi che c'è rivalità, questa è una cosa bellissima. Non me l'aspettavo perché appunto... Come dicevi te, dici in questi ambienti uno pensa chissà cosa succede, invece no, familiare, anche il dietro, diciamo, il re, chi fa le riprese, chi, cioè proprio veramente mi sono trovata benissimo. E oltre a questa passione hai delle altre passioni? Allora, io amo tantissimo viaggiare, infatti appena posso con mamma e papà oppure con mio fidanzato viaggio. Poi amo anche disegnare, perché da più piccola facevo anche un corso di disegno e mi piacciono i film ecco, amo tantissimo gli animali. Mi aspettavo che lo dicessi. Ho lavorato appunto all'OSI degli animali, faccio lo scientifico e spero un giorno di diventare una zoologa, una biologa marina, spero più zoologa. Esatto. Abbiamo un limite che non abbiamo il mare, però visto che ti piace viaggiare, speravo di andare a studiare a Genova in realtà. Sì. Volevo fare appunto un corso di università qui a Torino, all'Unito di Torino appunto, alle scienze naturali, per poi andare a fare 2 anni di magistrale a Genova per inseguire il mio sogno. Infatti, sì, certo. Io spesso vado allo Zoom, alla Cuore di Genova. Mi piacciono anche in generale i musei, l'arte, mi piace acculturarmi. Meno male. Sì, quindi è anche questo sfata il mito della modella o Miss, che è soltanto l'apparenza, niente, ma poca sostanza, insomma. Sì. Quindi dobbiamo sfatare anche questi luoghi comuni. Certo. Purtroppo ci sono. Esatto. Noi proseguiremo nelle prossime tappe ad eleggere altre Miss Obiettivo News, si farà poi una finale. Mi piacerebbe riuscire a vincerla, diciamo, quella generale. Tantissimo, perché sarebbe un'esperienza diversa. Io non mi sono mai vista come attrice comunque nel mondo dello spettacolo, però trovo che davanti alla telecamera non sono infastidita, mi sento anche abbastanza a mio agio, quindi spero di vincere. Noi te lo auguriamo. Auguro anche alle altre ragazze una buona fortuna, perché comunque sarebbe una bella esperienza per tutti. Certo. Noi vi ringraziamo di essere state nostre ospiti. Ricordiamo quindi che la prossima tappa di Miss Paradiso si terrà il 22 aprile a San Sebastiano Po, dove verrà eletta la terza Miss Obiettivo News. Ci saranno delle sorprese, perché non saranno solo ragazze, ma molto probabilmente avremo anche un Mister Obiettivo News. Noi intanto vi ringraziamo di essere stati nostri, di aver seguito la trasmissione, e ci vediamo dopo la prossima tappa di Miss Paradisia. Grazie. Grazie.